Siamo qui a Grenoble, nella Région Rhône-Alpes, al Museo Dauphinois, e in collaborazione con la mostra che noi possiamo definire molto molto interessante, Une Art d'Italie, che valorizza e promuove l'attività italiana dall'epoca dei Romani ad oggi. In compagnia qui al Museo Dauphinois, in questa rassegna che si chiama Une Art d'Italie, uno dei progettisti di questa mostra che promuove l'Italia dai Romani ad oggi, Joseph Argento. Allora, Joseph Argento, presentiamo questa mostra. Infatti questa mostra ha la volontà di presentare la presenza italiana su diversi aspetti, la presenza positiva ma anche negativa della presenza italiana dall'epoca romana fino all'epoca moderna, dell'epoca antica fino a oggi, perché vogliamo mostrare qual è l'influenza artistica professionale di questi italiani venuti da molto tempo. E il secondo periodo di questa mostra l'attività, cioè l'immigrazione italiana nel Dipartimento dell'Isère. Mostriamo come l'immigrazione è stata molto importante nel mondo e fino in questo Dipartimento dell'Isère, dove l'immigrato italiano ha avuto moltissime attività professionisti. Un ruolo fondamentale, Un ruolo possiamo dire. fondamentale sia come muratori, sia come minatori, sia come taglialegna, come carbonai, come guantai e anche diverse attività piccole artigiani. E questi italiani hanno influsso molto in questa attività economica, ma anche sociale e politica, perché ad esempio il sindaco dopo la seconda guerra mondiale si chiama Remo Perinetti. È stato sindaco per 3 mesi, ma comunque mostra come gli italiani hanno potuto inserirsi sia nel punto di vista economico, ma anche sociale, con moltissime associazioni, anche da un punto di vista politico e anche sportivo, come tantissimi italiani di origine dell'Isère hanno contribuito a questo, diciamo, bel sforzo, diciamo, sportivo. Ad esempio nel 1954 Sergio Lafranchi è stato quello che ha segnato il punto vittorioso, perché Grenoble è stato vittorioso della campione di rugby di Francia. Interessante questa mostra. Per concludere, da quando sarà aperta? Fino a quando? Questa mostra è aperta è a settembre 2012 e invitiamo tantissimi italiani a venire a vedere questa mostra, perché questa mostra ha il merito di essere in francese e anche in italiano. Dunque è una mostra molto interessante perché valorizza tutti gli aspetti di questi italiani venuti da tutta l'Italia, inserirsi in un dipartimento dell'Isère, dove hanno contribuito allo sviluppo di questo paese. Grazie.